Terzo anniversario della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus, istituita nel 2021 per conservare e rinnovare il ricordo di tutte le persone decedute a causa del Covid. Credo invece che la memoria vada mantenuta viva per rafforzare quanto ciascuno di noi ha imparato nel tendere la mano verso chi aveva bisogno di aiuto. Anche le istituzioni territoriali hanno sperimentato che il metodo del fare bene insieme è più efficace se si ascoltano con attenzione e disponibilità i bisogni delle persone. Nella ricostruzione il nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio di sé. Non sono parole mie, ma del Capo dello Stato, espresse nel marzo di 3 anni fa, che ci ricordano appunto la tragedia che abbiamo vissuto. Nella mattina le vittime, 45.652 in Lombardia, 2.999 in provincia di Como dall'inizio della pandemia, sono state ricordate nelle messe prefestive celebrate nelle chiese dei presidi di ASST Lariana. Fuori dagli edifici sono state esposte le bandiere a mezz'asta. A Como invece alle 10.30 ai giardini di Villa Genoa, alla stele ascesa 2020, è stata deposta una corona di alloro ai piedi del monumento. La stele, creata dallo scultore Vito Valentino Cimarosti in un unico blocco di marmo bianco di Carrara di oltre 2 metri di altezza, è stata donata alla città da Fondazione Alessandro Volta nel 2021. Alla commemorazione il sindaco di Como Alessandro Rapinese, il prefetto Andrea Polichetti e le autorità cittadine provinciali. Ieri alcuni rappresentanti dell'ASST Lariana si sono ritrovati davanti alla statua della patrona Sant'Anna per deporre un cesto di fiori e dedicare una preghiera e un minuto di silenzio a tutte le vittime. Il direttore generale Fabio Banfi ha sottolineato ancora una volta il grande impegno profuso dagli operatori sanitari in questi anni. In rappresentanza della cappella ospedaliera è intervenuto padre Alessandro Viganò. La direzione ha partecipato poi a Varese al momento di preghiera organizzato da ATS Insubri al cippo commemorativo posto all'ingresso del padiglione centrale della sede di via Ottorino Rossi.